Un altro tema su cui sono assolutamente d'accordo con Beppe è il voto in condotta. Ai tempi torno al mio liceo, io ho fatto le medie dai preti e ho preso pure gli schiaffoni dal mio insegnante, non avevo chiamato il telefono azzurro e non ero andato a chi l'ha visto, perché condotta avevo ai tempi era distinto. Facevo un po' di casino in refezione, però va bene. Però no, al liceo ho preso anche 8 in condotta per le assenze, perché ero arrivato a fare un libretto prima di essere maggiorenne da me firmato al posto di mio padre, che non è esattamente urbano, però anche lì mio padre mi aveva denunciato. Quelli che prendevano 10 in condotta li prendevamo un po' in giro, perché insomma anche mio figlio: papà, ti devo dare una notizia, ho preso 10 in condotta. Dico: no, 10, avrai pigiato una volta, avrai interrotto una lezione, avrai copiato un compito in classe. Se uno non ha mai copiato un compito in classe in 5 anni non si è fatto la scuola che si doveva fare. Sono d'accordo che un conto è fumare in bagno che non si fa, un conto è pigiare religione o storia dell'arte, andare a spasso con la fidanzata che non si fa, un conto è bullizzare o far casino. Quindi la differenza tra l'8, il 9 in condotta, il 10 in condotta è semantico. Se fai casino, se fai... Amico mio, sarà il tifoso della Lazio che è incazzato perché è uscito dalla Champions. Però meritavate, se segnava Immobile era un'altra partita, dai, via. Però purtroppo l'ha messa fuori col colpo di testa. Detto questo, se compi un atto di violenza in classe su un compagno o su un insegnante, che tu venga bocciato è sacrosanto. E quindi ti prego di andare avanti da questo punto.